Questo qua è un colpo assai, assai intrigante, lo è per tanti motivi. In primis, per il calciatore in sé, e ci mancherebbe altro. In secondis, lo è per l'Atalanta e la sua filosofia operativa di mercato che viene stravolta in qualche modo questa volta. E in tersis, non so neanche se si può dire, ma non ho mai fatto, latino a scuola seriamente, però comunque in tersis lo è. Perché sarà interessante vedere come un calciatore con queste caratteristiche sarà o non sarà nel caso in grado di adattarsi alla Serie A e quindi alla lotta proprio titanica, attacco-difesa in cui i difensori fanno la voce grossa e anche agli schemi di Gasperini che tendono o a esaltare o ad affossare ogni giocatore che arrivi a Bergamo. Vie di mezzo non sono comunque accettabili e non sono accettate, però a parte questo vi ho fatto l'intro molto contorta, molto particolare, non vi ho detto fra l'altro neanche il nome, andiamo diretti al punto, dritti al punto, meglio. Però prima iscrivetevi, tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione. Allora il nome è El Bilal Touré, gli anni 22, è un classe 2001, maliano, che ha avuto una storia calcistica particolare, esploso durante la Coppa d'Africa Under 20, prima del Covid, poi sbarcato in Europa a Reims, in Francia, andato questa estate, l'ultima estate, quella scorsa, all'Almeria, in Spagna, dove comunque si è messo in mostra ed è nata una, proprio da lì una lotta testa a testa fra Atalanta ed Everton. Alla fine a spuntarla è stata la Dea, con un esborso che definirei notevole e che secondo me è tutto quanto un programma, perché si parla di una trentina di milioni bonus inclusi, tanti, proprio tanti, ed è per questo che la filosofia operativa della Dea viene stravolta, perché comunque l'Atalanta ha sempre fatto compravendita in cui comprava poco e vendeva tanto, e in questo modo si ingrassava economicamente. Comunque sfruttava il talento per qualche stagione di quei calciatori che poi rivendeva per reinvestire parte di quei soldi in altri calciatori che poi rivendeva ed era un circolo virtuoso, molto molto, come si può dire, molto sia sostenibile ma anche molto vantaggioso, che portava vantaggi a tutti, alla società, a Gasperini che comunque usufruiva di ottimi talenti e ai calciatori che andavano lì e sapevano che avevano ottime possibilità di sbocciare. Ora, 30 milioni sono tanti, proprio tanti, 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 ma ci fa capire quanto l'Atalanta punti effettivamente su questo calciatore e quanto abbia già idea che possa valere dopo 1 o 2 anni di cura Gasperini, se così possiamo chiamarla. Non è un goleador, è un centravanti, ma non è un goleador. Quest'anno comunque ha fatto 7 gol in 21 partite, quindi non è un bomber vero e proprio, o meglio, non lo è ancora, perché bisogna vedere come Gasperini lo saprà plasmare. Vi ripeto, al momento non è quel tipo di centravanti che dici può arrivare tranquillamente a 25 gol stagionali. No, al momento no, i numeri dicono altro. Però, chissà, comunque abbiamo visto tante volte che giocatori o proprio spompati ormai, oppure giovanissimi, talenti inespressi, quando vanno a Bergamo poi esplodono. E chissà che invece questo talento che non è inespresso, ma diciamo, ha fatto vedere in parte, ovviamente, data anche la giovane età, possa proprio sbocciare a Bergamo. È un tipo di centravanti molto particolare, un centravanti molto mobile, molto scattante, molto veloce. No, è fisicato, è comunque uno che ha una certa stazza, però non è un Edin Dzeko, per intenderci. Non è uno che fa sportellate, preferisce andare in profondità e quindi offre, secondo me, soluzioni molto interessanti, sia che si giocherà col 3-4-3, sia che si giocherà col trequartista e quindi poi comunque la punta di peso davanti. Non lo so, però secondo me sono ipotesi e le due punte davanti, di cui una proprio, diciamo, il centravanti vero e proprio. È un'ipotesi molto molto interessante che mi intriga parecchio e che bisogna vedere. Potrebbe anche floppare? Sì, potrebbe sicuramente, però il fatto che comunque una squadra così virtuosa, così accorta a livello economico, vada a spendere così tanto per un calciatore mi fa dire questo qua ha un futuro quasi certo, però poi bisogna vedere perché comunque vi ripeto che Gasperini ha anche affossato alcuni talenti, alcuni giocatori, penso che ne so, anche a Bellanova che non era un centravanti o anche ad altri esterni, anche a Boga. Ecco, Boga è l'ultimo, arrivato per un esborso anche lui molto importante, 22 milioni, rivenduto con un miracolo a 20, ma comunque ha floppato fondamentalmente in quest'ultimo anno e mezzo Boga.
Quindi chissà, però sicuramente Touré è uno che ha tutte quante le carte in regola per fare molto molto bene. Ora però sta a Gasperini. Ora sta a Gasperini e sta anche a Touré, perché comunque diciamo, i meriti e le responsabilità di un eventuale o di un'esplosione, di un fallimento vanno poi ripartite equamente fra il giocatore e il tecnico. Però le carte in regola ce l'ha. Ora vediamo un po' che cosa combineranno. Io ho finito, tocca a voi, iscrivetevi, tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione. Ciao!